Buonasera. Allora, noi cominceremo. Io credo che non occorra dire molto su Ilaria Sala o Ilaria Maria Sala, secondo le sue preferenze, che sono variabili per quello che so. Perché è molto nota anche a Bologna, perché non ci stia quasi mai, nel senso che vive. Ilaria Sala ha vissuto molto a Pechino, e poi ha vissuto molto in Giappone, poi ha vissuto molto e vive attualmente a Hong Kong, però non è che stia sempre ferma, fa moltissimi viaggi, conosce molte lingue e riesce a parlare con moltissima gente. Per esempio, pochi anni fa, che era il 2006 quando è uscito Dio dall'Asia, sì. Come? 2006, sì. E, che questo libro è molto importante, perché questo libro, quello che ho appena nominato, cioè Dio d'Asia, è tra l'altro un nome molto opportunamente diverso da quello che si sarebbe tentato di mettere, cioè le religioni in Asia, perché le religioni in Asia avrebbe potuto sembrare un trattato di storia delle religioni o di introduzione alle religioni asiatiche, che sono tante soprattutto se si comprendono sotto questa categoria quelle arrivate in Asia da altrove, però quasi tutte sono nate in Asia, se non altro nell'Asia occidentale. E quello che ha fatto invece Ilaria quella volta è di fare un grande viaggio attraverso molti paesi asiatici, e questo le ha permesso poi di scrivere su ognuno di loro non un tentativo di introduzione alla storia delle religioni per l'appunto, ma invece un reportage su come la religione viene vissuta sul posto che occupa e su come è interpretata, sui conflitti e contraddizioni del luogo. Per esempio, una delle conseguenze di questo è che se stasera nomineremo gli uiguri, non lo faremo come la maggior parte delle persone che si occupano di Cina, cioè nel modo nel migliore dei casi firmando una petizione perché gli uiguri, perché in realtà hanno fatto petizione, tanti altri hanno fatto. Naturalmente questa cosa che ho detto ora è benvenuta, io spero che buona parte della popolazione mondiale firmi per gli uiguri, però non mi faccio grandi illusioni. Quello che conta è che se parleremo degli uiguri, io non dirò quasi nulla, e invece Ilaria sa di cosa si parla. E questo vale per molti altri argomenti, vale soprattutto per l'argomento centrale di oggi, cioè la presentazione di un libro che si chiama Pechino 1989, perché a differenza, non so se di tutti, non posso escludere che qualcuno dei presenti fosse a Pechino nel 1989, mi pare improbabile, se mai ce lo dirà. Ilaria c'era e ha vissuto questi eventi dall'interno, e quindi questa è la principale tra le ragioni di interesse di questo nostro incontro. Ecco, incontro che io ritengo essere molto importante, perché è importante il libro che si presenta. È un libro, ecco, scusate, me l'ho dimenticato di dire, è un libro che è per la prima metà costruito sulla, non so se si possa dire che è il diario di Ilaria di quei giorni, è costruito sul diario che Ilaria tenne nei giorni della primavera e poi del massacro di Tiananmen. La seconda parte è altrettanto originale, inedita, ed è costituita da una serie di fotografie a colori piuttosto belle, che Ilaria si è finalmente decisa a tirare fuori e a dare al pubblico. Scusate. Dunque, perché dicevo che è importante? È importante perché attorno ai fatti della Tiananmen è in corso in tutto il mondo una specie di battaglia della memoria. Cioè, da un lato, come poi vedremo meglio, come ci dirà anche, soprattutto Ilaria, il tentativo da parte del regime di far passare sotto silenzio, cioè ancora
Cioè, l'ultimo che ha parlato è un ministro della difesa cinese che pochi giorni fa a Singapore ha detto ciò che si fece allora era assolutamente corretto e basta, non mi pare che abbia detto niente di più. Però invece ci sono delle cose che bisogna notare. Allora, uno studioso francese, Richelieu, ha fatto un'inchiesta e ha scoperto che il 95% dei giovani cinesi oggi non ha alcuna idea del massacro dell'89. Dunque, un'altra cosa che mi ha impressionato è questa. Uno dei leader della Tiananmen, che poi non ha mai potuto rientrare in Cina, ha cercato di entrare a Hong Kong, ma non so se è riuscito mai a entrare nemmeno lì, Feng Hongdae, che credo fosse il marito di Chai Ming, il primo marito di Chai Ming. E uno dei poi esule, che è il direttore esule, ha raccontato di aver parlato più di una volta con numerosi gruppi di giovani cinesi, di studenti, molti dei quali molto schiettamente, cioè non furbescamente, cioè proprio perché ci credevano, gli chiedevano di spiegare loro perché nell'89 i ragazzi avevano ucciso tanti soldati dell'esercito del popolo. Quindi Dio si è impadronito di tutta questa vicenda del suo grande massacro. Secondo la stima minimale, secondo alcuni dell'ambasciatore britannico in Cina, liberata nel 2017, sarebbero questi morti 10.000. 2.600 secondo la Croce Rossa, anche secondo uno storico, autore di importanti studi sulla primavera di Pechino, che si chiama Wu Zhenhua, la pronuncia com'è? Andava bene. Si è scritto molti libri che ritiene che la cifra è 2.600, però poi Italia ci dirà se non sono venute fuori altre cifre. E il governo parlò inizialmente di poche persone, tutti i partecipanti alle assemblee di milioni di persone che ci furono in quel periodo vennero ridotti a un pugno di cospiratori pagati dall'estero, organizzati dall'estero, eccetera, eccetera. Poi vennero alcune ammissioni e alla fine si arrivò a ritenere da parte del governo che i morti potevano essere stati 300. Qualcuno ricorderà o avrà letto che si dice, io non ne sono così sicuro, che durante quei giorni il primo ministro fosse arrivato a dire che bisogna uccidere chi bisogna uccidere, se anche fossero 200.000 non si fa, però credo che questo faccia parte un po' della leggenda. Tra i soldati ci sarebbero stati 15 morti, quindi una sproporzione evidente, è evidente quale tipo di politica della memoria praticato dal regime cinese si possono far risalire quei ragazzi che chiedono come mai siano stati uccisi dai ragazzi della Tiananmen tanti soldati dell'esercito del popolo. Ecco, è uno dei segni della battaglia della memoria che invece va ripresa per ragioni di giustizia. Io chiederei a Ilaria, farei a Ilaria una prima domanda. Dunque, un problema che io mi sono posto rispetto alla primavera di Pechino è questo. La primavera, voi sapete che gli storici hanno, tu certamente sai molto meglio di me, che gli storici hanno una predilezione per certe problematiche, una delle quali è il rapporto fra la continuità e la rottura o la frattura. Allora, io non ho dubbi che la Tiananmen sia stata una frattura, anche se poi è stata sottovalutata da questo punto di vista, cioè della sua capacità periodizzatrice, perché nello stesso anno c'è stato l'89 con la crisi dell'impero sovietico, che è stato dal punto di vista mediatico e storiografico più, uso questo termine più aiutorete, è stato più fortunato della memoria storica della Tiananmen. Ecco,
Mi chiedo, si può pensare che sia stata solo una frattura o c'era qualcosa nell'aria negli ultimi, diciamo, 3 anni? Non voglio fare io degli esempi, ma credo che tu ne sappia ben di più. Negli ultimi 3 anni si lasciava presagire che qualcosa si muovesse? Grazie della domanda, grazie dell'introduzione, grazie a tutti voi per essere venuti qui oggi e al Centro Cabral per ospitarmi. Si poteva presagire. Allora, io quello che ho cercato di fare con questo libro è stato sia di ripercorrere il mio spaesamento iniziale, sia anche di, in un certo modo, visto che è scritto 30 anni dopo, mettere qualche puntino sulle i di questo spaesamento iniziale. Per cui io sono arrivata a Pechino nell'agosto dell'88 e non ero assolutamente in grado di sapere che questo era un momento fondamentale per la Cina, per Pechino in particolare, e che gli ultimi e che gli anni precedenti, se vogliamo, erano anche stati degli anni che non si sono più ripresentati in termini di grande apertura culturale, politica, sociale. La seconda metà degli anni Ottanta è stata, guardandola con gli occhi di oggi, ovviamente non con i miei occhi dell'agosto 88, un momento in cui erano possibili tantissime cose che oggi non sono più possibili. Per fare un esempio, dai giornalai si potevano comprare riviste che erano molto più critiche di quelle che si trovano oggi. Oggi sia online che nei chioschi dai giornalai si possono trovare moltissime cose, però malgrado la quantità i contenuti sono piuttosto ripetitivi. Ci sono molte cose sulla moda, magari sulle auto, su qualche attore, su qualche personaggio famoso, però nell'88 c'erano pubblicazioni quali Bao Gao Wen Xue, che era un mensile di inchieste di letteratura, inchieste sociali anche, dove si potevano trovare delle ricerche molto approfondite, dei reportage che erano stati preparati lungo mesi e che mettevano in luce alcune delle problematiche del paese in varie zone della Cina, per cui non solo a Pechino. Oppure c'erano riviste, se vogliamo, di letteratura come Dandai, come Tushu, che erano invece delle riviste dove venivano discussi grandi movimenti letterari non solo degli anni Ottanta, ma anche di tutto quel periodo dagli anni, diciamo, dagli anni 35, dagli anni 40 fino agli anni 80, in cui la Cina era rimasta relativamente chiusa a quello che succedeva all'esterno, per cui sia gli anni della guerra, gli anni della guerra civile e poi subito dopo invece il periodo del maoismo, il periodo più militante, se vogliamo, più comunista in senso ideologico, senza voler entrare nei dettagli di comunismo reale, comunismo realizzato o cose di questo genere. Dunque, è chiaro che per me molto di questo era inaccessibile. Mi rendevo conto, andando in libreria, che c'erano un'enorme quantità di traduzioni. Fra l'altro in Cina si traduce anche il nome di un autore in caratteri cinesi, per cui io non essendo così abituata a questo modo, non c'era scritto, che ne so, Shakespeare, c'era scritto Shakespeare all'inizio, chi è questo? E c'erano tantissimi volumi di questa persona che, dicevo, deve essere un importante se hanno tradotto così tanto, però la versione in cinese del nome di Shakespeare per me era assolutamente incomprensibile e quindi appunto studiavo con molta attenzione i bordi dei libri per capire chi stesse venendo tradotto e le traduzioni erano numerosissime. Oggi anche ci sono molte traduzioni, però se guardiamo
in un certo senso, se guardiamo anche in percentuale che cosa viene tradotto, ci sono molte traduzioni di manuali di auto, di self-help, di come fare soldi, come stare bene, come fare più amici, come avere successo, cose così. Se vogliamo, questo è anche un riflesso più generalizzato dell'editoria mondiale. Però c'erano anche ci sono anche alcuni autori contemporanei, ma molto meno autori, se vogliamo, critici, se vogliamo, problematici. Invece questo negli anni 80, pur non essendo in grado di leggere questi autori in cinese, ero però molto colpita dalla grande offerta che c'era, proprio di scrittori di tutto il mondo molto critici. A livello artistico stessa cosa, per cui avevo conosciuto dei giovani artisti che frequentavano l'Istituto d'Arte di Pechino o che si erano appena laureati e che nuovamente cercavano, forse in modo un po' confuso, di assorbire in poco tempo 40 anni di movimenti artistici internazionali che andavano dai graffiti di Keith Haring all'impressionismo, tutto quanto messo insieme, tutto quello che non era stato assorbito, che non era stato ricevuto un po' per volta, veniva in un qualche modo, vi si accedeva in una volta sola, con dei risultati spesso tremendi, e quindi invece in altri casi l'inizio di un'espressione di qualcosa di cinese e moderno allo stesso tempo, che riusciva man mano a farsi spazio. Però il fatto che ci fosse così tanto dall'esterno mostrava anche che per vari motivi gli intellettuali cinesi in quel momento si sentivano di essere rimasti indietro, di aver bisogno di, appunto, di tradurre così tanto, di guardare così tanto quello che era stato dipinto, per esempio, altrove, che era stato messo in scena nel teatro altrove, con un senso di irritazione per questa censura quella che c'era stata, per i decenni di censura che c'erano stati, che li faceva sentire in parte incapaci di partecipare a un discorso mondiale nel quale si sentivano invece di diritto appartenenti, per cui una voglia non solo di guardare quello che veniva fatto altrove, ma anche di partecipare con idee cinesi, con idee che venivano da un altro tipo di esperienza, per, appunto, per poter far parte del, diciamo, del dibattito mondiale, non so se si può dire veramente in questo modo. E un'altra cosa che era piuttosto, che mi colpiva da questo punto di vista, era anche come l'apertura, la traduzione era più sul mondo, diciamo, capitalista, o comunque c'erano molto meno autori in quegli anni che venivano tradotti fra i contemporanei ungheresi, fra i contemporanei sovietici, perché di quello, visto che si stava già cominciando ad avere un rapporto più commerciale anche con l'editoria, anche con l'arte, di quelli semplicemente si vendeva meno, per cui la vera curiosità, la vera fame era di tutto quello che era stato semi proibito, quindi più qualcosa di occidentale. Una delle cose, dunque, per di nuovo guardare col senno di poi a quello che erano quegli anni, quindi dopo questo preambolo rispondere alla tua domanda, quello che a me sembrava la Cina, diciamo, normale, nel senso l'unica che io avevo visto, l'unica che io avessi conosciuto, era un momento molto speciale, un momento molto di grande fermento, appunto, di grande apertura e anche di relativo coraggio, perché se consideriamo che l'89 arriva circa 10 anni dopo l'inizio delle riforme economiche, molte delle maglie che c'erano, che erano rimaste così strette per lungo tempo, avevano cominciato ad allentarsi, per cui c'era anche un discreto senso di intraprendenza, un senso di possibilità di forse arrabbiarsi con il capo della propria downway, che sono infatti ci sono ancora ora le unità di lavoro dove, volendo, si poteva restare, come veniva detto, dall'asilo fino al funerale, si poteva essere un po' più un outsider perché era, per esempio, permesso
improvvisamente in modo nuovo aprire un piccolo negozio privato, aprire un baracchino per riparare biciclette, oppure cominciare al mercato libero che c'era vicino alla mia università. La mia università era Beijing Shifan Dache, l'università normale di Pechino, in una grande arteria che si chiama Xinjiekou. Alla fine di Xinjiekou, all'incrocio di Xinjiekou, c'era uno dei primi mercati liberi della Cina, di Pechino. E nei mercati liberi quello che si poteva fare era non solo vendere per i contadini, vendere il surplus che non era stato venduto, che non era stato comprato dallo Stato per poi essere ridiffuso, ma ci si poteva anche presentare con diverse altre capacità, per cui c'erano dei sarti che facevano appunto lavori senza essere all'interno delle unità di lavoro, c'erano persone che potevano riparare varie cose, brigantieri, per cui tante piccole possibilità di portare avanti qualcosa di privato, fuori dallo Stato. Venivano chiamati Gotihu all'epoca e l'arrivo dei Gotihu sulla scena sociale, prima ancora che commerciale, cinese, faceva sì che le possibilità fossero improvvisamente molto di più. Appunto, non era più la fine del mondo se si odiava il proprio superiore. Si poteva decidere di uscire da una downway e mettere su appunto un baracchino per riparare biciclette, per esempio, e sopravvivere anche in modo piuttosto anche degnamente, perché questa questa economia spicciola, semi libera, portava anche in alcune occasioni buoni ritorni economici. Per cui tutto questo convergeva in un sentimento di possibilità, di libertà, di voglia di essere più aperti, di interrogare di più. Per esempio anche persone come me, che giovane, non particolarmente con particolari cose da dire, però venivo molto spesso interrogata come una persona che proveniva da questo mondo estero verso il quale c'era così tanta curiosità e così tanta difficoltà di accesso, mi venivano fatte domande che andavano dalla storia di Botticelli agli ultimi 30 anni del rock and roll, e ero ovviamente molto inadeguata a rispondere alla maggior parte di queste domande, però quello che era affascinante era questo senso di apertura, questo senso di curiosità e appunto di fermento. Sì, tutto questo è molto interessante anche perché appunto parla della vita quotidiana, cioè come la vita quotidiana risentisse, le sue variazioni risentissero quello.